Per la prima volta a Santa Apollinare è andato in scena il torneo interregionale di calcio Balilla. Il gioco da tavolo, il famoso biliardino che simula l'amatissimo gioco del calcio, richiama tanti appassionati tra uomini, donne e bambini. Facciamo eventi a livello sportivi su tutto il territorio, stiamo cercando di creare qualcosa di importante sul nostro territorio. Siamo presenti tutte le settimane a San Giorgio Alliri, dove facciamo attività vera e propria di calcio Balilla e lo stiamo portando a diventare sport vero e proprio. Portare fuori dal bar un gioco tipo il biliardino e renderlo come sport è qualcosa di bello e bisognerebbe lavorare in questo senso, in modo che si riesce a far capire che questo sport può creare alternative valide. Ad organizzare il torneo è stata l'associazione FB Lazio in collaborazione con la Lega Italiana Calcio Balilla. Siamo reduci dal mondiale che si è svolto ad Amburgo in aprile. Abbiamo raggiunto uno straordinario risultato con la categoria uomini perché siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale con l'Iran, ci può stare perché erano più bravi di noi. E molto bene anche nelle categorie individuali, abbiamo fatto medaglia d'argento e di bronzo nello speedball e medaglia di bronzo nel femminile. È una passione che è stata tramandata, diciamo, da mio padre e da mia mamma e mio padre, che giocando hanno trasmesso questa passione a mio fratello e a me. L'evento è andato benissimo, c'è stata una forte adesione. Abbiamo organizzato questo evento in concomitanza con la FBS e la LCB, Lega Italiana Calcio Balilla. L'evento è interregionale, quindi raccoglie e il Frosinate, e il Latinense, c'è Caserta, c'è Rieti, insomma tutte le regioni qui che ci circondano, insomma. Oltre 100 coppie femminili e maschili provenienti da tutta la regione hanno dato vita al torneo. Tra i concorrenti anche il campione del mondo di calcio Balilla del 2015. Il segreto è allenarsi tanto e giocare sempre con giocatori più forti. Questo, diciamo, giocare tanto, almeno 3 ore al giorno, e giocare ad alti livelli. Seguiamo la LCB che comunque fa tante gare e ci sono tutti i giocatori più forti d'Italia, Pescara, Torino, Roma e Campania. Sul gradino più alto del podio della categoria amatoriale Marco Di Cicco ed Emanuele Davelli. Il secondo posto è andato alla coppia formata da Andrea De Siena e Mattia Farnioli. Al terzo Anthony Bellissimi e Gianni Conte. Per la categoria femminile il primo posto è andato a Lucia Melillo e Milena Panzanella. Sul secondo gradino del podio Giorgia Mangiapelo e Maria Sole Nocella. Al terzo posto Marika Michilli e Giusy Marotta. Per la categoria master a vincere è stata la coppia formata da Simone Rossoni e Mirko Palcido. Ciro Molino e Raffaele Salzillo si sono aggiudicati il secondo posto, al terzo Luigi Rosica e Ciro Baruffo.